Jorginho, una vittoria stupenda dedicata a una persona speciale. Sì, a due persone speciali personalmente. Una sicuramente alla nostra ex presidente, che è una gran persona, e un'altra a mia sorella, che è un periodo difficile che sta passando. Sono di fianco a lei e quindi dedico anche a lei questa vittoria e questi due gol. È stata una vittoria ottenuta con due rigori tuoi, di cui uno te lo sei procurato facendo un movimento bellissimo. Sì, mi è venuta lì, sono riuscito a girarmi, poi quell'altro là mi ha detto che non era rigore, però mi ha toccato in pieno, secondo me è rigore. Cosa è cambiato? Il Verona nel primo tempo ha fatto un po' fatica, però nella ripresa è cambiato tutto. Sì, credo che quando siamo arrivati in spogliatoio ci siamo guardati negli occhi, abbiamo parlato, abbiamo chiarito un po' di cose e ci abbiamo dato una carica in più, secondo me, che ha fatto un po' di differenza. La classifica adesso fa venire le vertigini, siamo quarti dietro Juventus, Roma, Napoli. Siamo contenti per la partita che abbiamo fatto oggi, per un altro risultato positivo che abbiamo fatto. Guardiamo la prossima partita e poi la classifica credo che dobbiamo guardare alla fine per non montarci la testa. In italiano si dice Veronica, il movimento che hai effettuato tu in occasione del calcio di rigore. In brasiliano come si dice? C'è un nome? Dalle mie parti si dice Rolinho. Cosa hai pensato quando hai messo il pallone sul dischetto? Ho visto che stavi parlottando un po' con, qui era forse Marchionni, cercava di distrarti, vi siete un po' beccati a distanza, hanno cercato di toglierti la concentrazione. Sì, lui ha cercato, voleva chiacchierare, gli diceva non è il rigore, bravo, bravo, continua a buttarti, ho detto come non è il rigore, io mi sono girato, mi ha toccato, è il rigore, basta. Nel box qui di fianco i dirigenti del Parma, l'ha fatto anche Donadoni, si stanno lamentando per un arbitraggio secondo loro troppo duro nei confronti del Parma. Hanno detto 7 ammoniti noi, 0 il Verona, siamo stufi. Dal campo cosa ci puoi dire tu? Ma io credo che parlare degli arbitri non è una cosa che dobbiamo fare, dobbiamo guardare la partita, dobbiamo guardare ai nostri errori che ne abbiamo fatti, io ne ho fatti tanti oggi. E credo che non sia giusto parlare del lavoro dell'arbitro, dobbiamo lasciarli tranquilli a lavorare, poi tutti possono sbagliare, anche loro. Ormai è ufficiale, sei lo specialista dagli 11 metri. Ho lavorato tanto, sono contento, spero di continuare così. Arriva una settimana complicata, Giorgio, no? L'Inter poi due partite in una settimana, testa bassa e lavorare, giusto? Certo, come lo abbiamo fatto da sempre, come abbiamo fatto dall'inizio del campionato, credo che noi dobbiamo avere i piedi per terra, continuare a lavorare tanto con umiltà e credo che lo faremo sicuramente, perché credo siamo un gruppo, una squadra molto umile che si sacrifica per un bene solo. Grazie Giorgio.